Grazie. Grazie di cuore e grazie anche a chi non aveva altro da fare che venne qua con i fischietti. Vi voglio bene lo stesso. Vi vogliamo bene lo stesso. Lasciamo che altri fischiettino e noi occupiamoci di lavoro, di sicurezza, visto che se io andrò a processo perché ho bloccato gli sbarchi dei clandestini, vado a processo con onore. Con orgoglio, con gioia. E siccome siamo in democrazia, se c'è qualcuno che vuole ospitare dei clandestini a sue spese, manteneteli voi e pagateli voi. Non li devono pagare gli altri cavesi e gli altri italiani. Io di clandestini ne ho le palle piene. Prima vengono gli italiani, i nostri anziani, i nostri studenti, i nostri precari, le nostre famiglie. Questo significa scegliere la Lega. E vi faccio un esempio: qua ci sono le elezioni sia per il comune che per la regione, dove governa la Lega, le case popolari vanno prima agli italiani e poi al resto del mondo. Contributi pubblici. E sapete perché? Sottovoce, ve lo dico, sapete perché? Abbiamo già vinto e avete già vinto anche prima delle elezioni, e questa piazza lo dimostra, perché è anche una questione di educazione e di rispetto. Perché io sono convinto che se ci fosse su questo palco qualcuno di cui voi non condividete le idee, non sareste là a far casino, ma sareste a lavorare, sareste in spiaggia, sareste in negozio. Avete perso, voi siete figli dell'Azzolina e della scuola dell'Azzolina e dei banchi con le rotelle. È questo. Questione di educazione, di rispetto. Io ci metto tutto me stesso, rischiando anche se serve di finire in galera, per dare ai nostri figli un futuro di lavoro, di sicurezza. Mia figlia che ha 7 anni esprime dei concetti più intelligenti del vostro. Agli insulti rispondiamo col sorriso, col lavoro, con la voglia di mandare a casa da questa splendida terra De Luca, Renzi, Bassolino e tutta la sinistra che ha chiuso gli ospedali in campagna. Andate a protestare quando chiudono gli ospedali i vostri compagni con la bandiera rossa. Salute, ambiente, lavoro, decoro e la convinzione che questo governo dura poco. Io da un mese chiedo al ministro della scuola, e lo chiedo da papà, e penso che sarebbe vostro diritto saperlo. Le scuole riaprono fra 20 giorni. A che ora accompagniamo i nostri figli a scuola? A che ora escono? Quanti compagni di classe hanno? Dove mangiano? Dove fanno sport? Cosa fanno il sabato? E il ministro, l'unica cosa che riesce a fare da 2 mesi a questa parte, è giocare coi banchi con le rotelle. Aiutatemi a mandare a casa la Azzolina, che è un ministro incapace. E i figli di una scuola che non funziona sono quelli là. Quindi una scuola che funziona, una sanità che funziona. Io questa mattina sono stato a Salerno a vedere uno spreco che avete pagato voi, perché c'è un Covid hospital a Salerno